generalmente, ma anche a Como, se non lo neghiamo, stanno aumentando le distanze. E quindi oltre ad esserci più necessità di bisogni sociali, ci sono persone che mai avrebbero pensato di trovarsi in una situazione di difficoltà sociale di dover chiedere un aiuto. Quindi le disuguaglianze stanno aumentando e sta aumentando il bisogno. In questo caso penso che non solo dobbiamo partecipare come CGIL, come sindacato, a un progetto del genere, a una rete d'associazione, ma dobbiamo essere convinti che quelle risposte arrivano naturalmente anche chi rappresentiamo. Poi c'è un'altra cosa molto precisa su quello qua, se non ci nascondiamo le difficoltà, nonostante ci siamo previste le leggi, queste cose nel nostro paese, c'è tutto il tema che veniva citato della negoziazione sociale e quindi di una, insomma, la dico da sindacalista, di una contrattazione che secondo le leggi, nei piani di zona e nel confronto con le amministrazioni comunali, e indipendente da quale sia il colore politico di quelle amministrazioni comunali, debbono per legge confrontarsi sui bisogni sociali con il sindacato CGIL, CGIL, il sindacato dei pensionati, segretamente con i comuni e la rete delle associazioni. E sono bisogni sociali che appunto stanno aumentando. Quindi anche questa cosa ci può aiutare, certo magari le parole sono differenti, ma possiamo integrare per essere più efficaci per dare una risposta. E su quali temi? Sui bisogni che sono tanti, quelli che dicevo, piuttosto intrecciati per esempio con una difesa dell'ambiente, perché anche questo è un tema che dobbiamo unire alle nostre azioni, e soprattutto per dare risposte ai bisogni sociali arrivano non per carità, scusate se faccio questa provocazione, ma perché c'è una cosa che accomuna associazioni diverse, le organizzazioni sindacali, che sono fatte per queste risposte, vediamo con il concetto di solidarietà e di inclusione, e che sono una nostra forza e una vostra forza. Non posso non dirlo, in queste ore non è un caso che anche sui temi della pace, potrebbe fare della solidarietà, abbiamo lavorato insieme e dobbiamo forse riprendere anche a Como con più rigore e convincimento alle reazioni comuni perché si cambi la situazione dal punto di vista della pace e finisca questa terra. Ci sta dando anche purtroppo dei risvolti negativi dal punto di vista economico anche in provincia di Como, perché ci sono lavoratrici e lavoratori pensionati che non ce la fanno più con l'inflazione alle stelle, una pagina non finale ad arrivare alla fine del mese, ma ci sono anche degli imprenditori che come stanno dicendo ci potrebbero essere dei problemi occupazionali, quindi aumento di bisogno, per quello dobbiamo lavorare insieme. Vi ringrazio per l'attenzione.